Ok amici, ci siamo. Calano le prime ombre, no? Della sera su Cervia, sul palazzetto dello sport, ma in realtà si accende la finale del campionato. Stagione regolare che sta per concludersi perché parte l'ultima, la 15ª giornata. Stagione regolare perché ricordiamo che domani invece si accenderà poi delle fasi finali per l'assegnazione del titolo. Andiamo a vedere un po' com'è la classifica dopo 14 giornate di campionato. Corbetta, beh, ha mantenuto la leadership direi saldamente. Sandrini ha risuperato Minoccheri è scivolato in terza posizione, poi abbiamo Vanin e Gardini a 22, Gardini insomma ha fatto tutto sommato una bella rincorsa, Rosa a 20, Gualandri, Perucchietti, Sandroni a 18, Mazzarini 17, Cristofori 16, Lugli 15, Chinellato 14, a 9 Santini e Molduzzi soprattutto e Antonelli ultimo a 8. E già, siamo arrivati alla fase conclusiva, ci sono già i primi risultati, perché le retrocessioni sono gli ultimi tre e uno di questi è Luca Molduzzi. Adesso andiamo a vedere perché sta per partire proprio l'incontro che vede opposti, beh, la sorpresa dell'anno scorso, perché Demetrio Sandroni, sì, fu la sorpresa, l'anno scorso questo 49enne divenne master e centrò subito un ottimo campionato, arrivò terzo. Perse in semifinale 2-1 contro Enrico Rosa. La sorpresa dell'anno scorso l'abbiamo vista, però veleggia a metà classifica, diciamo in zona tranquilla, nono, quindi non subirà grossi patimenti, non dovrebbe. Invece Luca Molduzzi, abbiamo detto qui, il risultato è certo, perché invece è retrocesso, ma stiamo parlando di un giocatore che nella sua lunga carriera ha vinto 20 titoli italiani, più di Molduzzi chi c'è? Minoccheri, basta. Solo Minoccheri. E quindi insomma è un momento particolarmente difficile per il Ravennate. Detto questo, andiamo così nel voler salutare, almeno per una stagione, poi ci auguriamo che Luca Molduzzi troverà le energie e la forza di risalire il prossimo anno. Intanto con Molduzzi, che ha iniziato con una bocciata da 4, arrivano i primi punti invece per Sandroni di colore, in accosto, e quindi andrà a giocarsi lui, lo vediamo adesso, la bocciata. Che vogliamo dire, Loris, di questo giocatore che l'anno scorso è stata una sorpresa, quest'anno paga il fatto che forse più sorpresa non era, quindi avevano preso le misure su di lui gli avversari. Beh, c'è da dire che per lui è una partita importante, perché se vince ha la speranza, non certezza, di andare nei primi 7. In questo momento è a pari di altri 2, deve vedere cosa combinano gli avversari. In ogni caso ha fatto un ottimo campionato. In questa puntata di Cervia ha risentito un po' di un malessere fisico che l'ha un po' frenato. Per il resto credo che sia un giocatore che si è confermato nel suo valore, e quindi bravo Sandroni, rappresenta una zona delle Marche non notoriamente molto presente quest'anno. È un fermano, Grottazzolina per la precisione, Demetrio Sandroni di Grottazzolina, provincia di Fermo. Rischia di rimanere l'unico rappresentante delle Marche, perché sappiamo della retrocessione di Romano Santini, un'altra istituzione per quanto riguarda il biliardo sportivo, non al livello di Molduzzi, ma è un giocatore che ha vinto innumerevoli manifestazioni e nei master da tantissimo tempo. Quest'anno anche per lui arriva questa bocciatura che in qualche modo lo penalizza. Appena 3 anni fa ha disputato la semifinale del campionato italiano in quel di Fermo, quindi una situazione particolarmente disagiata per Romano Santini. La sorpresa di Molduzzi è un altro aspetto che sicuramente lascia un po' di amarezza nel mondo del biliardo sportivo. Scusa, ho emesso un gemito, ma semplicemente perché hai visto che incastro? Sì. Io tra parentesi, da qui non sappiamo neanche chi ce l'ha il punto, chi ha l'accosto tra la biglia rossa di Molduzzi e quella bianca di Sandroni, il quale peraltro ha ancora l'ultima biglia da giocare, la gioca d'angolo per cercare di dipanare comunque. Bravo, adesso non ci sono dubbi, il punto è di Sandroni, quindi seconda bocciata consecutiva.
questi due punti di colore acquisiti, con i quali tre vabbè, erano il colore della prima giocata, poi la bocciata di questa seconda, 4 punti e poi 2, sono 9 complessivi contro i 4, adesso seconda bocciata consecutiva, prima abbiamo visto un 4. Questo è molto, molto sfortunato, ecco adesso invece sembra che ritorni sul filotto e lo abbatte, 10 punti. Bella, è stata una bella bocciata questa, con un pizzico di brivido che è passato nella schiena di Sandroni oltre che nel nostro, perché nella prima passata aveva attraversato il filotto e il birillo laterale senza batterne uno. C'è da dire che con una vittoria Sandroni ha moltissime possibilità di arrivare nei sette, perché in contemporanea a lui Perrucchetti, che appare in classifica, affronta Angelo Corbetta, il capo classifica che deve come minimo pareggiare per avere la certezza di arrivare primo, e quindi un incontro difficilissimo, e soprattutto difficilissimo è il compito di Claudio Gualandri, che deve affrontare Rosa, e Rosa, il campione in carica, che però non si può permettere su un passo falso, deve come minimo pareggiare, perché anche lui rischia di andare fuori dai sette se perde. Quindi sono questi gli incontri clou. Per Sandroni è una partita che vale doppio, per Molduzzi il passo dell'addio. Sicuramente i tifosi ravennati. Non dire così, che è tristissimo. Addio, arrivederci. Sembra passo, adesso che stia per. Il passo dell'addio momentaneo alla categoria dei master. Vedi, è più. No, perché bisogna dosare le parole, perché poi quando ti sentono tutti pensano che Molduzzi stia per espatriare il passo dell'addio. Cioè. Certo, arrivederci. In ogni caso fa un po' senso, un campionissimo della sua levatura, da sempre master, quest'anno una stagione sfortunata, ci possiamo mettere tutte le scusanti del caso, però è una grossissima sorpresa quella che stiamo per assistere, la retrocessione di un campionissimo della sua levatura. C'è da dire che l'anno scorso aveva in qualche modo deluso tantissimo il boccettismo romagnolo, la retrocessione di Marco Merloni, sia dalle boccette che dalla Goriziana. Merloni che si è già ristabilito e si è riguadagnato la categoria di master goriziana, per diventare master boccette è ancora in lizza, però deve superarsi nelle prossime manifestazioni, sia i campionati italiani di prima categoria che le prove di selezione, che sono ormai in fase conclusiva. C'è un'opportunità il 2 giugno di conquistare l'eventuale diritto ai master. Molduzzi 2, anche se lo vedevate pur dall'alto, continuiamo a guardare questa inquadratura, non sembrava proprio così certo, invece no, l'accosto era di Luca Molduzzi, appunto questi due punti di colore e va a 6. Terza giocata che si apre male, aveva fatto 4 punti nella prima, 2 soli in questa. Va un tresponde, un po' largo, molto largo, si lascia sotto un possibile tiro di rimessa. Sicuramente Molduzzi non andrà di fino. Al doppio obiettivo, veramente ha colpito prima il pallino, quando l'obiettivo vero era la biglia di Sandroni, che ringrazia. Perché mantiene comunque l'accosto e quindi si guadagna il doppio vantaggio. Il fermano, questo è buono. Questo è un buon accosto da parte del Ravennate. Scombagina un po' il gioco. Ha trovato l'accosto in modo un po' fortunoso con questa serie di rimpalli. Non avrà problemi ovviamente Molduzzi con la sua ultima biglia di questa quarta giocata andarsi a prendere l'accosto. Il fatto è che l'avversario ha ancora due biglie, però sta molto largo. Una resa delle armi sinora non con grandissimo onore, speriamo almeno nel guizzo del campione. Sostenuto il tiro, è sbagliato completamente da parte di Sandroni, che prende sull'esterno invece che sull'interno la biglia avversaria, quindi
E gli regala, se possibile, un accosto ancora più stretto, ancora per sua fortuna un'ultima biglia. Ancora un angolo. No, è un tre sponde, giusto. Molto giusto. Bello, bello il tiro di Sandroni, che fa 5 punti. Tre biglie, si è giocato bene, quindi 5 punti. Va più 16 nei confronti dell'avversario. Terza bocciata. Sinora decisamente col segno negativo, un 4, un 2, adesso uno sbirillamento gli regala 4 punti, che tali rimangono. No, bene sinora in accosto il marchigiano, le bocciate. Un po' meno, c'è da dire che finora Molduzzi ha rappresentato un po' il suo status quo, ovvero un giocatore un po' demotivato e troppo arrendevole, la sua grinta proverbiale che gli ha dato la possibilità in una carriera straordinaria di vincere innumerevoli manifestazioni è un ricordo un po' lontano di fronte a queste prestazioni. Sì, in realtà non è solo quest'anno, insomma, da parte di Molduzzi, diciamo, nelle ultime stagioni non ce lo ricordiamo tra i primi. L'ultima sua affermazione risale al 2010, con Nautico Cattolica vinse il campionato italiano squadre di Serie A. Un angolo da parte di Sandroni, giocato molto bene e si porta il pallino vicino alla propria. Un tiro minimamente sostenuto, Molduzzi, bella, questa è molto bella, questa era difficile, la biglia era incastrata, la biglia avversaria tra il pallino e la propria, ed è riuscito a giocarla con, ecco qui, grazie al replay della regia di Antonella Rossi, noi vediamo questo tiro che ci ricorda il campione. Ultima biglia per Sandroni, giocata per nulla bene, non dovrebbe avere problemi a... se già non ce l'ha l'accosto, mi sembra, che dici? Molduzzi ce l'ha? No, in questo momento è bianco, però con quest'ultima giocata tre sponde diventerà rosso. Seconda giocata consecutiva che però sì, una c'è. Sì. Tre, due biglie, bravo, avevo qualche dubbio, invece due biglie, tre punti colore per Molduzzi. E questo è il Molduzzi che ci aveva deliziato in una splendida carriera. Un po' tutti gli sportivi ravennati devono tanto a questo giocatore. Adesso di Ravenna, dopo questa retrocessione, rimane, anche se rischia, anche Cristofori, perché non è in una condizione eccezionale, Cristofori che potrebbe anche aver problemi per salvarsi pure lui, perché è in una situazione intricata, potrebbe essere costretto ad accedere ai play-out. Bello. Beh, è un momento in cui Molduzzi si sta esprimendo per il giocatore che conosciamo. Tre sponde da parte del marchigiano. Ancora gliel'abbiamo visto eseguire prima, avvicinare il pallino alla propria. Effetto,
carica di un discreto effetto la biglia per questo. 4 sponde. Bello. Vedere adesso Molduzzi si fa in questi tiri di queste ultime 3 giocate sembra davvero di rivedere il Molduzzi che conoscevamo, non ci si capacita, no, della posizione di classifica. Al biliardo 20 San Giorgio, Carlo Capriotti Andrea. Anche qui un tiro a 4 sponde, carico di effetto, giocato però dall'altro lato. Una bellissima risposta anche da parte del Fermana. Bello questo gioco ad altissimo livello. Ancora effetto, ancora un 4 sponde. Qui era per le 3. No. Sì. E non va. No, vero, 3 sponde e non è riuscito a prendersi l'accosto Molduzzi. A questo punto prova a fare punti di rimessa, ma senza esito. Sandroni, 2 punti soli per Sandroni, una biglia, ma comunque abbiamo assistito dei bei tiri. Diciamo che qualche cosa di buono si è visto, però non possiamo non sottolineare il fatto che Molduzzi abbia avuto solo degli sprazzi e abbia giocato in maniera un po' blanda. Sandroni non ne sta approfittando più di tanto perché la partita è ancora lungi dalla conclusione, soprattutto perché di bocciata è andato 4 volte al tiro, ma ha fatto solo un 10. Sì, per il resto punti molto bassi. Un 2 questo qua, 2-4. Allora, l'accosto efficace di Sandroni, al quale risponde ancora un tiro di effetto Luca Molduzzi. Un 4 sponde. Bello. Stavolta vediamo uno striscio. Lunga, corta. Si appoggia alla biglia di Molduzzi per scaraventare via quella avversaria. È ormai preso dai tiri a effetto, continua Luca Molduzzi. Ci arriva di 3, non di 4 stavolta. Ultima biglia per Sandroni. Devo dire che si mette bene a protezione del pallino. Ci prova con l'effetto Molduzzi, questa è una 3 sponde. E come vedete non è fortunato. No. Era bello ma non fortunato. Altri 2 punti colore per Sandroni, quale nonostante il gran numero di bocciate come avevamo detto sinora, in questo fondamentale non è andato bene, se no il primo set sarebbe già concluso da un po'. 8° gioco, primo set, più 13. Stiamo peggiorando, addirittura 0. Buon per lui, almeno che la biglia ritorni sotto la linea di mezzeria.
Buono. Un gran numero di bocciate con un esito veramente esile per Demetrio Sandroni, il quale invece sugli accosti sta facendo un gioco di discreto livello. Doppia sponda corta. E c'è. D'altronde c'era parecchio spazio tra la biglia di Sandroni e il pallino. Ci va di angolo. Lo prende con qualche rischio, perché doveva appoggiarsi su quel pallino. Così rischiava di regalare comunque l'accosto all'avversario. Anche Molduzzi risponde con un angolo. Ed è buono, mette due biglie in accosto. Ultima biglia per il giocatore marchigiano, che sbaglia. E quindi lascia due punti sicuri a Molduzzi, quale decide di, però lo gioca larghissimo questo striscio di calcio, e quindi non ci sono punti di rimessa, soltanto due punti colore. Siamo già al nono gioco. Arrivano comunque quattro punti, alza la mano a chiedere scusa, perché quando è così è preterintenzionale, cioè va al di là delle intenzioni. Ma con la biglia che è rimasta però sopra la mezzeria. Quindi c'è anche il pallino, mi sa, sopra la mezzeria, quindi assisteremo a un tiro di rimessa. Allora, vedi, si è incandelata subito. Niente, brutta, non ci siamo. Brutta. Ha sbagliato anche la forza, perché si è giocato la boccetta di vantaggio. Al biliardo 7, Dallara, Taioli, Zanelli, Benaglia. Assolutamente non ha approfittato dell'occasione. Carica ancora di effetto la biglia battente. Si imposta sul quattro sponde, bene, molto, e difatti porta via la biglia avversaria. Risponde da par suo Sandroni, era stato più bello il tiro a effetto di Molduzzi. Va un angolo, giocato bene, sì. È un po' largo il gioco, quindi c'è spazio per la biglia di Sandroni di andarsi a insinuare tra quella avversaria e il pallino, ed è proprio così che la gioca, molto bene, prendendosi, chi lo sa, al momento forse addirittura due biglie in accosto, ma rimane l'ultima di Molduzzi, quindi. Gioca quasi solo a effetto. Quattro Molduzzi. Sponde e niente da fare, no. Mi sa, anche stavolta no, non va. Due punti colore per Demetrio Sandroni. Nono gioco, cominciato con un errore e proseguito con gli errori in bocciata di... Vediamo se si riprende da questo avvitamento.
Sì, sì. Sì, sì, ci siamo. 10 ci sono, vediamo se arriva strike, no? È leggermente largo. E comunque il secondo 10 dopo una serie invece di bruttissime bocciate. E quindi si porta a 4 punti dalla conquista del primo set. Vediamo il pezzo forte nel quale si sta esprimendo il 3 o il 4, in questo caso 4 sponde carico di effetto. Giocato benissimo da Molduzzi. Angolo. No, viene fuori un 3 sponde che però si rivela infelice per il Fermana, che lascia a questo punto il doppio vantaggio a Ravennate. Beh, l'ha preso, ma devo dire non l'ha giocato bene, eh? Ha rischiato di lasciare 3 biglie di vantaggio a Molduzzi. Neanche a dire biglia effetto. Bello. Ultima biglia del decimo gioco per Sandroni. La gioca intelligentemente, ancora a portare il pallino verso la propria. Quattro sponde e porta via la biglia avversaria. L'accosto guadagnato. E quindi adesso possiamo andare al tiro. Sì, penso proprio. Di rimessa. Questa è bella. Gioca di prima, anche se sono due. 2+2. Due più due, due di rimessa e due di colore. Vediamo se arriva la fila centrale. Sì, 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 si è allargato. 8 punti. Biglia pallino molto basso. Dodici punti recuperati in pochi tiri per Luca Molduzzi. Striscio. C'è parecchio spazio tra la biglia di Sandroni e il pallino. E la gioca bene, proprio lì la va a mettere. Ancora uno striscio però giocato nel lato opposto. Bella. Non tocca il pallino, ci si appoggia a lato. E invece no. Non riesce a disincastrare quel pallino. Anzi, l'avvicina ancora di più la biglia avversaria. Sandroni a questo punto ha 2 biglie di vantaggio da giocare. Con uno adesso si dovrà guadagnare il colore, cioè il costo. E lo fa senza problemi. A questo punto tabella di marcia. Bisognerebbe cercare di fare 3 biglie, 5 punti e chiudere qui.
Vediamo un po', due ci sono senza ombra di dubbio. 5, 3 biglie, finisce qui il set. 51 a 39. Non un grande set per Sandroni, un ottimo risultato che può dargli l'opportunità di rientrare in gioco per arrivare nei primi sette. Intanto mi sembra che si stia concludendo qualche partita della quindicesima giornata, quindi ti pregherei di tenere d'occhio la classifica via via che si sta completando. Ti dico già una notizia, Rosa ha pareggiato, quindi ha chiuso il campionato senza perdere nessun incontro, percorso netto, ha totalizzato 21 punti, in questo momento è sesto, però deve attendere la conclusione la partita di Sandroni e quella di Perucchetti, perché potrebbero con una vittoria arrivare anche loro a 21 e a quel punto lì nella classifica WSA ci sarebbe da fare parecchi conti per sapere chi va dentro, uno dei tre potrebbe rimanere fuori, quindi questo è il primo dato che possiamo già dirvi, poi adesso vediamo se qualche altro aggiornamento è arrivato di partite finite e ne metterò subito a disposizione. Allora, adesso abbiamo completato, ci sono proprio soltanto Enrico Rosa. Manca ancora i risultati di qualche partita che stanno ultimandosi, importantissima quella fra Minoccheri e Sandrini, perché soprattutto si gioca il secondo e il terzo posto, e poi c'è da dire che anche Gardini e Vanin sono in campo per giocarsi la possibilità di rientrare al terzo posto qualora Minoccheri perdesse. Tanto errore nel cercare la rimessa. Chiede la misurazione Molduzzi, che ha l'ultima biglia a disposizione e ha sbagliato questo tiro di rimessa, dando per scontato di avercelo l'accosto. Ce l'ha. Dunque, udite, Sandrini in testa al campionato. Aspetta, guarda questi Minoccheri. 8 punti. Questo è Molduzzi che in un colpo solo ne fa 10. 8 di colore, cioè scusate, 2 di colore e 8 di rimessi. Allora, dicevo di Sandrini che è in testa momentaneamente al campionato perché ha battuto il campionissimo polivese Yuri Minoccheri che ora rischia di andare fuori dai primi tre, ma Sandrini comunque come al massimo arriva secondo qualora Corbetta riuscisse a battere Giuseppe Perucchetti, ma in questo momento è in testa alla classifica con 15 giornate, ha fatto 29 punti, una media un po' bassa, di regola si arriva oltre i 30, gli anni passati ha avuto anche un 34 realizzato da Marco Mazzarini alcuni anni fa. Questa è una grande giocata di Molduzzi, attenzione se non c'è il rimpallo, li fa tutti e li fa praticamente. Cade solo il rosso, incredibile, trema tutto, ne cadono due e non cade quello di maggior valore da 8 punti. Questa è un'ottima giocata di Luca Molduzzi che come vedete attonito, lo vediamo guardare estremamente perplesso. Ha un repertorio naturalmente di primo ordine, ma di fronte alle stagioni no, c'è poco da fare anche per lui. Peccato davvero, solo 8 punti di fronte a un tiro bellissimo. Braglia,
Conduzzi che va all'attacco anche con l'ultima. Anche questa è una grandissima giocata e Volduzzi negli ultimi due tiri ha messo in evidenza una capacità realizzativa straordinaria. 8 punti ancora. 3-8 consecutivi e con un tiro di calcio e due tiri diretti si è portato a 26 contro i 10 di Sandroni. Eccolo qua, Luca Volduzzi, sicuramente una grossissima sorpresa, una grossissima delusione alla sua retrocessione dalla categoria dei mat, ma in questi ultimi tiri ha fatto vedere di che pasta è fatto. Qui Sandroni ha rischiato di lasciare il punto perché per poco il pallino non rimaneva lì, mentre le cercava il colore, così ne credo che ne faccia 3 o 5, 5 sicuri. 5 punti, dice l'arbitro. Sono 15 contro 26 di Volduzzi. Sandroni c'è? No, stavolta no. No, è rientrato purtroppo. Sembrava molto buono, due soli. Contro 26. Quelli che sono gli ultimi fuochi per questa stagione da master per Luca Volduzzi, il quale però, almeno lasciando con il ricordo di qualche bel tiro, già ce l'ha mostrato, magari anche un punto per un set conquistato. Sandroni continua a giocare bene in accosto, nel primo set ha dominato, 7 pallini conquistati. In questo secondo Volduzzi tiene a galla l'incontro con i tiri di rimessa, ma adesso sembra più rinfrancato. Il Ravennate, come vedete anche in questa giocata, dà una dimostrazione del suo valore con un accosto di precisione a due sponde che costringe all'errore il suo avversario, perché questa di Sandroni è una bruttissima giocata che lascia praticamente l'accosto al suo avversario. Oltretutto con biglia protetta da due sue biglie. Gioca ancora l'angolo, molto largo. L'ha presa. Ancora due biglie a disposizione però per Volduzzi, che non rinuncia ai tiri ad effetto. In questo caso tre sponde, cercando di fare un po' di pulizia intorno al pallino, ma non gli riesce con la prima. C'è ancora una biglia di Sandroni. Replica. E stavolta va. 3 punti, addirittura 2 biglie. E quindi va a più 12 nei confronti di Sandroni. No, no. Niente, allarga le braccia, ma devo dire che sulle bocciate c'è qualcosa, ecco. In parte ci sta dimostrando che cosa questa stagione ha determinato la sua retrocessione. Insomma, non un errore, ma una serie di gravi errori. Tanto c'è da dire che Perrucchietti ha messo sotto Corbetta. E quindi Sandrini si avvia a... al primato? Sì, direi di sì. Nel secondo set, che si è appena concluso, la vittoria è andata a Perrucchietti. Non abbiamo visto la conclusione del primo set, quindi dobbiamo attendere la pubblicazione del risultato. Ma in questo momento una certezza c'è che Sandrini è capo classifica. Al massimo Corbetta potrebbe arrivare alla pari e ci sarebbe da guardare lo scontro diretto per dirimere la situazione.
grande stagione di Carlo Sandrini, che al suo primo anno di master ha messo in fila a tutti. Minocchi che rischia di andare fuori dai primi tre, perché sia Vanin che Gardini, dopo la sconfitta che ha subito Minocchi da Sandrini, possono superare il forlivese con una vittoria nell'ultima giornata. Sono in contemporanea queste partite e quindi dobbiamo ancora pazientare un attimo per avere la certezza della classifica finale. Non è riuscito a prendersi l'accosto Sandroni, quindi lascerà l'ultima biglia all'avversario. L'ultimo c'è. Sandroni che deve vincere a tutti i costi se vuole conservare qualche speranza di passare nei primi. E qui abbiamo la certezza, Sandrini capo classifica, Corbetta secondo, perché ha perso 2-0. Non soltanto l'ultimo set, ma ha perso anche il precedente. Allora, classifica finale con Sandrini primo, Corbetta secondo e poi Yuri Minocchi, che appunto potrebbe essere superato da Vanin. Si ferma a 24 punti. Intanto Sandroni mette a segno la bocciata e stacca Molduzzi. 10 punti. E quindi va a più 8. Bello accosto, pizzico lungo. Si appoggia sulla biglia di Molduzzi e poi si prende l'accosto Sandroni. Per saltare la biglia sopra il castello, tiro discretamente sostenuto. Giocato bene, mette due biglie in accosto al pallino. È sbagliata. Brutta questa di Sandroni, che può rilanciare il suo avversario, perché adesso con l'ultima potrà solo cercare di tamponare la situazione, ma le speranze di guadagnare l'accosto sono minime. Addirittura va fuori con questa, Molduzzi ha l'opportunità di farne come minimo 8, ma potrebbe anche andare di rimessa, perché qui siamo ormai addirittura d'arrivo. Ormai l'accosto ce l'ha. Questo tiro cerca di farne molti più, ma rischia, perché se prendi prima si complica la costa, altro che la costa. Ha restituito la costa a Sandroni, un super regalo gli ha fatto. Specialità della casa, tiro con effetto. Trasponde e se lo prende. Un bel accosto. Bravo. Due punti. Molduzzi che non ha ancora fatto un punto di bocciata in questo secondo set. Beh, sulla bocciata è stato il primo set anche Sandroni, ma è stato un caporetto totale. Un altro 0. Ha giocato, ha notato come giochi quasi solo a effetto. Evidentemente non è il momento.
questo angolo. Se prende di prima è un guaio, e in effetti prende di prima, perde la boccetta di vantaggio, prende un'altra boccetta, e invece ha preso il punto. Oh, non sembrava. E in effetti sono stato tratto in inganno pure io. Commesso un errore, me l'ha comunque preso. Ci mette parzialmente in cassaforte Sandroni questo accosto, con due biglie a protezione del pallino. Questa è molto bella. Molduzzi, ottima giocata ad effetto. Notevolmente bella. Dunque, un'altra sentenza è arrivata. Vannin non arriverà nei primi tre perché è stato fermato da Romano Santini, che ha chiuso questa stagione retrocedendo, ma all'ultima giornata è riuscito a tenere testa al veneziano, praticamente tagliandolo fuori dalle prime tre posizioni. Arriverà praticamente quarto o quinto Vanin dopo questo risultato, mentre per Santini un addio momentaneo alla categoria dei master. Millimetricamente me l'ha preso. Stava a sandire a effetto il tiro a tre sponde di Molduzzi, ma è stretto e lascia la situazione così com'è. Due punti per Sandroni. Vanin chiude a 23 punti, un punto di ritardo da Minoccheri, quindi momentaneamente quarto. L'unico che può arrivare al terzo posto è Gardini, vincendo con Mazzarini, una partita che sta per concludersi, mentre stiamo per assistere al tiro di Sandroni, che ha a disposizione l'opportunità di chiudere, e invece niente. Non ho mai visto una serie di bocciate così. Sì, il successo di Sandroni non deprimenti. Non gli darebbe la certezza di arrivare nei primi sette, ma sarebbe comunque salvo dai play out, mentre rischiano tantissimo Cristofori e Chinellato, che stanno duellando. Solo uno dei due può avere speranza di salvarsi, principalmente dovrebbe essere Cristofori, perché vincendo andrebbe 19 punti e supererebbe sia Lugli che potenzialmente anche Mazzarini. Ma qui è una situazione di classifica molto delicata, perché no, perché Sandroni ha già comunque un punto, ha già giudicato il primo set, quindi a 19 bisognerebbe insomma ragionare, tanto a bocce ferme, che sembra una battuta, ma ci sono gli scontri diretti nel caso di parità. Tanto questo set è ancora di difficile decifrazione, perché si riprende l'accosto il marchigiano. In questo momento questa situazione sembra dare l'opportunità al campione in carica Enrico Rosa di poter far parte dei primi sette. Però questa partita di Sandroni può cambiare tutto. Se Sandroni vince, arriverebbero alla pari Sandroni, Perucchetti e Rosa. Uno verrà escluso attraverso il conteggio dei punti nella classifica avulsa fra loro tre. E tanto è riuscito a prendersi l'accosto Molduzzi. Presumibilmente Rosa, che non ha perso nessun incontro, andando ad occhi e croce dovrebbe essere come minimo secondo dei tre. Però è tutto un dire, perché dobbiamo poi prendere in mano la penna o i risultati che ci sono e verificare il tutto. Tanto quello che dovrà verificare l'arbitro Sandroni è Sandroni, che si accinge al tiro della partita, il tiro che può dargli la possibilità di entrare in lista per il titolo italiano, ovvero arrivare nei primi sette. Allora vediamo, queste ultime, l'ultima bocciata precedente è andata molto male,
bisogno di 8 punti. E arriva la chiusura. Sì. Arrivano esattamente i punti che servivano, sono 8, quindi 51 a 31 dopo il 51 a 39. Spiace dire che Molduzzi lascia mestamente la Serie A del boccette con ancora una sconfitta. Ogni tanto ci ha fatto vedere il campione di cui la pasta dalla quale è fatto e che per anni gli ha portato a vincere, addirittura 20 titoli ed è uno dei giocatori più vincenti di sempre, il secondo dietro Minocchi, ma questa non era la stagione. Ritornerà? Come ha detto, era soltanto un addio momentaneo, no? Come dici tu, un arrivederci, come preferisco dire io. Andiamo soltanto prima di chiudere qui questo nostro racconto della stagione regolare, prima di rivederci a brevissimo per raccontarvi invece le fasi finali, quelle nelle quali i quattro migliori giocatori vanno a disputarsi il titolo di campione italiano. Allora, classifica con gli ultimi aggiornamenti, ridiamola ancora una volta. C'è Carlo Sandrini che si afferma come leader con 29 punti dopo 15 giornate davanti ad Angelo Corbetta che ha guidato a lungo ma è stato poi superato proprio sul finire dal giocatore di Reggio Emilia, 28 punti dicevo per Corbetta. In terza posizione Minocchi con 24, Vanin 23, Paolo Gardini ha 22 punti, Enrico Rosa ne ha 21, Giuseppe Perichetti a pari merito con Rosa ne ha 21, Claudio Covalandri 19, Gianni Lugli 18, Sandroni, ecco aggiorniamo praticamente, Sandroni invece va 21 punti e raggiunge Rosa e Perichetti. Quindi comunque in semifinalisti sono sicuramente Sandrini, Corbetta e Minocchi, gli altri si disputeranno la quarto posto in semifinale, retrocessi, l'avevamo detto, sono Santini, Molduzzi e Antonelli. Con l'immagine del palazzetto dello sport, ormai le ombre sono del tutto calate, il far della sera è ormai una cosa acquisita, noi ci diamo appuntamento all'ultima con la giornata conclusiva con la segnazione del titolo, grazie a voi che ci avete seguito, alla squadra che ha contribuito alle riprese coordinate dalla regia di Antonella Rossi, ovviamente, a Loris De Cesari qui in parte me, l'appuntamento molto presto per la segnazione del titolo italiano 2014-15 di Master Boccette. Grazie.